Anche se le belle giornate persistono e sembra che non vogliano lasciare il posto al generale inverno con le sue rigide temperature, alla bellezza di metà ottobre a pochi giorni da novembre, nella giornata di oggi su Fano si sono registrate massime di 24 gradi nelle ore centrali della giornata. Prima o poi le temperature si abbasseranno e quindi bisogna considerare il fatto che le piante ornamentali o da frutto, che hanno fatto bella mostra in giardini e terrazze o dai nostri balconi, presto dovranno trovare riparo all'interno del nostro appartamento. È facile, soprattutto per chi, anziché averlo verde il pollice c'è l'arco color catrame, fare madornali e deleteri errori in questa fase delicata della vita della pianta. Posizione sbagliata, modalità di annaffiamento erronee, concimazione sì o concimazione no, sono molte le insidie dietro l'angolo. Allora, per non fare errori, ascoltiamo le parole di chi parla con le piante. Finché ci sono le giornate così, che la temperatura non scende sotto i 12 gradi anche la notte, si possono mantenere fuori. Mi viene da pensare ai ficus, alle seflere, alle dracene, alle yucche, che sono state benissimo all'esterno fino ad ora, e quindi non ripararle subito, aspettare le giornate un pochino più fredde, non troppo, perché poi dopo, se messe in un ambiente caldo, potrebbero perdere immediatamente le foglie, come il ficus beniamino ad esempio. Poi ricordarsi principalmente che sono cose vive, quindi dare luce. Gli agrumi ad esempio sono gli ultimi ad essere riparati, e sicuramente andranno riparati quei giorni di gelo continuo, quindi da noi di solito succede gennaio-febbraio e non sicuramente novembre-dicembre. Il famoso sottovaso con l'acqua sotto da evitare assolutamente, o può essere un rimedio? No, assolutamente. Allora, l'acqua né nel terrazzo non va mantenuta d'inverno, poi porta il gelo, e quindi assolutamente. Allora vi consiglio di fare un sottovaso con la paglia, a ridosso di un muro caldo, esposte a sud, e con qualcosa di caldo che mantiene il vaso protetto. Quindi questo potrebbe essere un'idea. Nei periodi più freddi utilizzare un telo, questo sì. Le potature bisogna dare qualche sforbiciata? O è meglio? Assolutamente no, non in questo periodo, perché questo periodo porterebbe il taglio della pianta così vivo, porterebbe subito il freddo all'interno. Se uno volesse tenersi dentro casa qualche bella macchia di colore o qualche bella pianta, quali sono quelle che potrebbero essere all'interno dei nostri appartamenti? Allora, tutte le piante tropicali.